Ci distendiamo sul tappeto, supini. E prendiamo contatto con il tappeto, ma soprattutto con il corpo, sentiamolo pesante. Noi dobbiamo adesso sentire il nostro corpo pesare. Sempre di più, e questo spontaneamente ci porterà ad allentare ogni tensione. Più pesa e più stiamo riproponendo quello che avviene ogni notte prima di addormentarci. Nidrasana vuol dire proprio sonno profondo e possiamo anche dire è un rilassamento. Cerchiamo di abbandonare tutto così, in maniera semplice. Abbandonare tutto. Nell'abbandono emerge la vita attraverso il respiro e il battito cardiaco. Vediamo se qualcosa emerge spontaneamente. E se non emerge spontaneamente, gli diamo una mano noi, cercando di percepire un respiro sottile e fluido, ma molto sottile. E più lo rendo sottile, più emergerà il battito cardiaco. Mi abbandono completamente al corpo, lascio emergere il respiro, sento bene tutta la parte posteriore, se ho le gambe aperte adesso le andrò lentamente a richiuderle. E a questo punto inizio a rotolare su un fianco, lento, 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 lento. Il mio rotolare sarà lento, lentissimo. Devo mantenere la continuità fino a portarmi con la pancia a terra, la fronte a terra. Le gambe di mi devo muovere lentamente, poi accomodo piano piano, piano piano. Poi porto le braccia sotto la fronte, i polsi uno sopra l'altro, oppure il palmo delle mani uno sopra l'altro, i gomiti il più avanti e lateralmente possibile. Respiro, lascio andare, mi abbandono. A questo punto sento massaggiare la pancia.
stesso, arrivare a chiudere le gambe, mentre le braccia si allungano in avanti, sempre continuando a respirare. Il respiro si fa più intenso. A questo punto prenda appoggio sulle ginocchia e incomincio, sollevo i glutei e incomincio a ritrarmi progressivamente con tutto il tronco che si abbandona, sino a lentamente, non sposto le ginocchia, poggio sulle ginocchia, vado a sollevare i glutei e mano a mano tutto il resto viene appresso, la testa penzola, rimane attaccata a terra, tutto penzola e vado a sedermi dietro sui talloni. Mi ritroverò nella foglia piegata. Quindi si solleva il sedere, va indietro e si trascina tutto il resto del corpo, abbandonato il corpo. Vado a sedermi sui talloni e tutto il resto si trascina e rimane per terra. Ok? Però non mi dovete riandare in avanti, se no è finito tutto. Quindi noi ci dobbiamo ripoggiare e rimanere come stiamo. Eventualmente lasciamo andare le spalle, i gomiti, che andranno più o meno all'altezza delle orecchie, del collo, da quell'altezza lì. Adesso stiamo imparando, però la fluidità di movimento fa sì che io trasporto una cosa e tutto si mette da solo a posto, senza che io debba far nulla. E quindi mi ritrovo in Dharmikasana, nella foglia piegata, dove sentirò espandersi il respiro, nel punto dove sto comprimendo, quindi nella parte bassa, nell'addome. Andando avanti, tutto questo flusso deve diventare senza accomodamenti, scivolo da una dentro l'altra in un flusso. Non posizioni separate, un flusso.
Da questo, quando il respiro si è fatto sufficientemente più ampio, andiamo a sollevare, lasciando penzolare tutto, dal basso la schiena, cioè andiamo a impilare dal basso una vertebra dopo l'altra. Tutto il resto penzola, la testa, le spalle, le mani, e rimontiamo tutta la colonna per assumere Vajrasana un pezzetto dopo l'altro, lentissimamente. Praticamente la testa è abbandonata, le spalle sono abbandonate, è tutto svenuto. L'ultima vertebra si raddrizza, la penultima dal basso si raddrizza. Giù la testa, giù le spalle, giù le braccia. Non ce la fate, eh? Bisogna imparare. C'è un movimento in cui diciamo che a livello dei lombi bisogna tirare indietro. E questo ci fa sollevare. È un movimento che nella prima parte spinge indietro la parte bassa della schiena e si trascina tutto. Nella seconda parte, quando stiamo all'altezza del diaframma in su, rispinge in avanti e mi raddrizza. È un movimento verso il dietro e verso l'avanti mentre respiro. Quindi sentite le lombi che tirano indietro e vi trascinano indietro e si raddrizza. Poi, quando è andato tutto bene, inarcate indietro, nella parte alta rispingono in avanti, solo la parte alta, e vediamo che si raddrizza sempre di più fino ad arrivare alla testa che si va a stirare alla fine. È una sensazione molto bella se riusciamo a farla. Ovviamente va sperimentata e coltivata. Il più possibile non uscire dal tappetino, modificare la posizione, rimanere così, per quanto noi possiamo realizzare. Ok? Quindi ci troviamo seduti adesso in Vajrasana. Con questo movimento che vi dicevo prima indietro, poi in avanti e poi si raddrizza la testa. Ah, in Vajrasana il respiro si amplia bene. L'abbiamo lavorato in tutte le maniere precedentemente, adesso sentiamo che si sviluppa, si amplia e ci fa anche godere. Bello, sempre questo, in mezzo a questo respiro, sentiamo il respiro che scende, che sale. E onduliamo con la colonna come abbiamo fatto per salire in questo movimento, il basso indietro e poi va in avanti, questo movimento un po' serpentino della colonna, lieve lieve serpentino. Quindi che mi dire indietro e in avanti. Quindi è un Vajrasana, però sono anche un cobra che si sta muovendo dolcemente avanti e dietro. Ok, ci riuscite? Quindi quando la schiena va indietro il petto va in avanti, quando il petto va indietro la schiena va in avanti, quindi questo movimento fluente di due forze contrastanti in alto e in basso. Bravi, senti, in questa dinamica lenta, morbida, viva, siamo anche un'alga che si muove dentro al mare, c'è questa vita che si manifesta in questo movimento, in una posizione solitamente abbiamo sempre tenuta statica, e sentiamo che cambia l'azione sui ginocchi, sui piedi, dappertutto cambia l'azione, ma morbida. Senza esagerare, senza nulla, morbida. Bella, vero? E da Vajrasana andremo a far scivolare
poggiare le mani a terra, scivolano in avanti mentre andiamo a sollevarci, cioè qui in un moto elegante dobbiamo portarci nella dea della montagna o a centro circonflesso. Le mani scivolano in avanti e il sedere si solleva e gli appoggi si adattano. Non andrebbero mai cambiate le posizioni delle estremità posteriori dove stavamo seduti, no? Scivoliamo, mano a mano ci si mette, è una perfezione che viene col tempo. Se siete impacciati non dovrete essere più impacciati, è un movimento fluido, un movimento armonico. E come venga ci ritroviamo nella dea della montagna, all'interno della quale il respiro si ritrova e le oscillazioni si rimanifestano nel momento in cui noi flettiamo le ginocchia e oscilliamo un po' in avanti, torniamo indietro e raddrizziamo le ginocchia. Quindi è un movimento che tra l'altro ci permette anche di diventare più sciolti. Quindi questo muoversi un po' in avanti, un po' indietro, di maggiore tensione quando si raddrizzano le ginocchia e si va indietro, di allentamento quando si flettono un pochino le ginocchia e si va avanti. È un movimento, immaginiamo sempre di essere un'alga sotto al mare che si muove e respiriamo e il respiro ci guida. Sì, bravi, bravi, state entrando dentro, non è facile, è la prima volta, la ventesima sì, ma questo movimento fluido comunque già lo iniziate ad apprezzare. Respiriamoci bene, 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 poi a un certo momento quando riallentiamo le gambe dobbiamo prendere bene appoggio sulle mani e con le gambe flesse, tenendo poggiate le mani dove sono, camminiamo in avanti fino a che queste si stacchino le braccia, fino a assumere la pinza in piedi per come c'è possibile. Quindi tutto penzola, andiamo in avanti, non andiamo indietro con le braccia, camminiamo da dietro e a un certo momento vedete che ci stacchiamo da terra, penzoliamo, penzoliamo, penzoliamo e ognuno arriva come meglio può. Che giustamente arriviamo come meglio possiamo, quindi c'è chi poggia le mani a terra accanto, chi poggia le mani sopra i piedi, chi poggia le mani sugli stinchi, perché alla fine quando ci ritroviamo dobbiamo raddrizzare queste gambe, no? Per fare la pinza in piedi, rimanendo in appoggio sui piedi. Quindi prima ci siamo mossi verso le mani, poi ci stabilizziamo sui piedi e a questo punto raddrizziamo le gambe e i piedi diventano il punto d'appoggio principale. Anche in questo caso, una volta che abbiamo assunto la posizione la migliore possibile per noi, effettuiamo questi movimenti di lieve flessione delle gambe per allentare, riraddrizzamento delle gambe e sollevamento dei glutei, per tendere di più, in modo tale che poi effettuiamo qualcosa che ci dinamizza, ci fa star meglio e si sincronizza con il respiro. Se non poggiate bene a terra, perché è importante con le mani poggiare bene a terra, poggiate le mani sopra i piedi, oppure poggiate le mani sulle caviglie, comodi. E questo movimento, allentamento con flessione delle ginocchia e sedere che scende e addrizzamento con le gambe che diventano dritte e il sedere che sale. Quindi questo movimento che poi è anche un movimento avanti e dietro e sincronizzato con il respiro. Dolce dolce Claudia, tu lo stai facendo troppo grande, sono degli accenni in cui il corpo si muove, fuori si può vedere, ma fuori si può vedere anche poco. L'importante è che io mi sento in perenne dinamica.
andando avanti, quando saremo tutti sciolti, si possono fare dei momenti statici, per ora, perenne dinamica, e a questo punto incominceremo anche lentamente a sollevare le braccia le dobbiamo tenere tutte stese, braccio avambraccio, e immaginiamo che sugli stinchi, ok, ci siano dei binari, per cui scivoliamo i binari verso l'alto, e man mano che scivoliamo verso l'alto noi saliamo e ci andiamo a mettere nella posizione della squadra. Fino a quanto si può salire? Allora, potete lasciarvi, secondo come siete sciolti, qualcuno sta bene anche, è una squadra perfettamente allineata anche con le mani sulle caviglie, qualcun altro deve stare vicino alle ginocchia, la posizione più comoda è poggiare le mani sulle rotule. Ok? Più salgo e poggio sulle rotule, più devo tirare indietro il bacino spontaneamente, quindi si tira un po' indietro. Devo cercare a questo punto, arrivo nella posizione di Konasana, di allineare bene la schiena. Fate attenzione che alcuni di noi non riescono ad allineare le cervicali, ma stirano il collo, Ilaria sta stirando il collo invece delle cervicali, ecco adesso c'è entrata. Quindi è tutto l'asse posteriore che diventa dritto, dall'osso sacro fino alla nuca. Una volta che l'ho trovato, rientra l'equilibrio e quindi il movimento del gatto insieme al respiro in questa posizione. Mi inarco e mi insello. La testa si solleva e si abbassa, quando si solleva voglio poggiare la nuca sulla schiena, quando si abbassa sul collo. Il collo va sul petto, quindi adesso devo cercare di portare la testa, poggiarla sulle spalle inarcando la schiena, anche se non sarà così brillante come a quattro zampe. Mentre devo abbassare la testa, poggiare il mento sulla fossetta giugulare e inarcare bene la schiena. Quindi inarco e insello. E ovviamente mentre faccio questo oscillo un pochino in avanti, indietro e respiro. Nello stesso tempo sono le braccia, Claudia, dritte, poggiano sulle ginocchia e sono dritte, tese senza tensione. Non fa niente, al limite sei un po' inclinata verso l'alto. Ok? Ecco, più possibile poi, una volta abbiamo trovato il posto, movimento fluido, con questo inarcamento, insellamento, con la testa, ricordatevi, la nuca vuole poggiare sulla schiena, poi il mento vuole poggiare sul petto e andare a vedere quello che c'è e quindi inarcare. Sentite che bella azione come viene, respiro, oscillazioni spontanee in avanti e indietro, le ginocchia diritte, io vedo delle ginocchia fresse, non vanno diritte, cioè vanno, adesso va tutto, movimento. Perfetto, e quando questo si è mosso sufficientemente bene, allora flettiamo leggermente le ginocchia, facciamo in modo di, come di sederci, e mentre ci sediamo allarghiamo le braccia di lato verso l'alto e ci solleviamo. Quindi è un movimento che prima sembra che ci sediamo, però ci dà la spinta lateralmente per portare le braccia fino a portarle oltre la testa. In Asta Uttanasana. Avete visto? È comodo, no? Quindi sedere indietro, andiamo indietro, poi allarghiamo le braccia, ci solleviamo e ci stiriamo in alto. Allora io ho visto degli errori che non dovremmo far più.
Le mani che dovrebbero salire diritte, diritte, salivano per così, come il cameriere che c'ha un vassoio. Ok? Quelle che ci avete adesso in dritte e che si uniranno sopra la testa, si uniranno e un mudra a un capello di distanza l'una dall'altra. Quindi quasi si toccano. Sentite il corpo che si stira in alto, le spalle in basso, il bacino in alto, azioni contrastanti, le mani in alto, spalle in basso, bacino in alto, ginocchia in basso, respiro, stiramento. Ovviamente questo poi è allentamento di tutto ciò e ripresa. Quindi allento con le fasi respiratorie, poi le riprendo. Mani in alto, spalle in basso, bacino in alto, ginocchia in basso. Sentite? Ma rimango fisso, Leandra, nella posizione, non la cambio, allento solo. Allento è come l'espiro che lascia andare il corpo che si riaccomoda e poi lo ristiro in queste maniere contrastanti. Ok. E a questo punto, lentamente, ma questa volta lentamente in maniera sacra, aprirò lateralmente le braccia, le mani, con le palme che andranno ad accogliere qualcosa dall'alto. E assunta la posizione, mi accingo, sto lì, ma sopra di me qualcosa la sento che sta scendendo nel palmo delle mani. Nel palmo delle mani qualcosa sentite, potete anche dirlo se volete, qualcosa sentite, so che non ci avete lato e non potete, però qualcosa sentite un friccicare di qualcosa, un pizzicorino, un qualche, lo sentite sul palmo delle mani, sicuramente lo sentite. Sentite questo qualcosa che si sta raccogliendo, poi potete amplificarlo immaginando che scenda qualcosa, oppure semplicemente lo sentite senza dover immaginare. Che bello questo, sentire questo è veramente bello. Ok, e sentitelo bene, fate in modo che la coppa del palmo della mano si riempia. E a questo punto l'andremo a portare, a rinchiudere in questo Anjali Mudra, in un sacello, le mani si vanno a chiudere, le braccia all'altezza del cuore e dentro si crea una sfera di prana, non è di prana, di questo quid, di questo soma che è sceso dall'alto e adesso lo racchiudiamo in uno scrigno davanti al nostro cuore. Non sono piatte le mani, ci hanno dentro questo famoso pulcino vivente che coccoliamo tra le mani, sentite com'è bello caldo, e adesso questo quid lo sentiamo tra le mani, c'è il cuore, lo mandiamo anche un po' al cuore, possiamo anche aprire i pollici per mandarlo più verso il cuore. Quindi incominciamo ad avere un rapporto tra quello che abbiamo nelle mani e quello del cuore. Le spalle sono abbandonate, i gomiti sono abbandonati. Bene, riportiamolo tra le mani. E adesso facciamo questo movimento. Le dita delle mani vanno in avanti e si aprono col palmo delle mani in basso, ma
quella forza che avevamo sotto le mani ci fa sentire che poggiamo su qualcosa e come su un piano ci allarghiamo. Quindi le mani sono unite davanti a noi, vanno in avanti, ruotano le dita davanti a noi e poi si allargano lateralmente. Ok? Si allargano fino a prendere questa posizione a T, dove siamo con le spalle rilasciate, sosteniamo tutto con le scapole e adesso questo che abbiamo immesso nel cuore ripassa fino al petto, da lì passa per le braccia, l'avambraccio, le mani, le dita e dalla punta delle dita inizia a uscire qualche cosa che andiamo a diffondere verso gli orienti. Sentite un qualcosa che esce da voi e va per il mondo? E dal cuore esce. L'abbiamo preso dall'alto, l'abbiamo messo tra le mani, l'abbiamo mandato al cuore, dal cuore sale fino alle clavicole, passa per le braccia e rigira per il mondo. E se ci sentiamo sospesi e sentiamo che noi stiamo interagendo con fuori, con il mondo. Sentiamo. E a questo punto, quando abbiamo finito, può durare più o meno la sequenza, le mani scendono, planano lentamente. Dobbiamo sentirlo tutto, tutta la parte che plana, dal palmo fino al braccio e l'avambraccio, fino a che pesantissime e lunghissime vanno ai lati del corpo. Sentite quanto sono pesanti? Vi sembra che le nocche stiano per toccare terra, quanto si sono allungate? Tadasana. Da Tadasana le mani le andiamo a portare davanti sulle cosce, che sono dei binari, e scivoleranno verso il basso mentre il sedere andrà all'indietro e la schiena di conseguenza sarà trasportata nella posizione dell'angolo in Konasana. Ok? Quindi mentre le mani scivolano fino ad arrivare alle ginocchia, i glutei vanno indietro e noi ci ritroviamo con molta facilità nella posizione dell'angolo della squadra. E una volta che abbiamo assunto questa, sempre con il respiro, cerchiamo di modularla effettuando i movimenti del gatto. I movimenti del gatto che sono accompagnati da uno spostamento del bacino in avanti o indietro, ok? Andrà in avanti quando ci inarchiamo. Andrà indietro quando ci insediamo, avviene spontaneo e questo sarà connesso col respiro. Quello che volete, sia inspiro che espiro, l'importante è che sia connesso con una delle due fasi. A volte siete portati a farli quando ci si chiude a espirare, ma non è così. È possibile fare anche l'inverso. L'importante è che ci sia questo movimento sia dell'inarcamento, sia davanti e dietro, sia del flusso del respiro, e in mezzo a tutto questo c'è un senso di immobilità, cioè mi muovo ma il fulcro in basso è bello saldo. Il corpo è tutto contento, penso che ve ne stiate accorgendo. Come abbiamo già fatto, possiamo continuare però in questo caso il movimento facendo scivolare le mani un pochino più in basso.
Quindi a metà stinco possiamo continuare il movimento oppure no, scivoliamo solo. Però possiamo scivolare un po' e continuare il movimento, scivolare ancora più e continuare il movimento. Quindi noi possiamo continuare il movimento in varie fasi. Quindi sotto al ginocchio, alcune volte, a metà stinco, verso, altre volte, sulla caviglia ancora, dipende sempre dalla vostra conformazione e dalla scioltezza naturale che avete. Però è bello se vedete, scivolando in basso possiamo fare altre cose. Quello che vi si chiede è di non flettere mai le gambe. Non c'è bisogno di arrivare a terra se non ce la facciamo. L'importante è che se le gambe sono non flesse, dietro abbiamo una tensione terapeutica che si sviluppa. E sappiamo quant'è la tensione terapeutica. Movimento, sviluppo, eccetera. Tranquilli, tranquilli, tranquilli. È bello, sempre più in basso. Possiamo continuare pure poggiando le mani sopra i piedi o a terra. Cioè possiamo continuare a fare questa cosa in parte anche nella pinza in piedi o padastasana. Oh, ve lo ricordo, è chiaro che se noi andiamo con le mani in avanti tutti poggiano a terra, ma è un trucco. Se noi non poggiamo bene a terra, caviglie, ok, o più sopra. Poi se volete metterla avanti non succede niente. L'importante è che ci troviamo a poggiare bene a terra, saldi e solidi. Respiro, movimento, fluidità. E da questo poi scivoliamo leggermente in avanti con le mani, quel tanto che ci permette, allentando le ginocchia ovviamente per riuscire a fare, tanto che ci permette di assumere la posizione dell'accento circonflesso di Parvati, Parvatasana. Meno vi cambiate, cioè se lasciate i piedi fermi da una parte funziona, se muovete i piedi e le mani funziona male, o muovete i piedi o muovete le mani, una parte deve fare un fulcro fisso, ok? Lo so che siete abituati a fare cose frammentate, ma qui dobbiamo fare una continuità, un flusso, bravi, bravi. Non va fatta bene, ma va fatta a modino. Cioè va fatta con uno delle due parti che rimane fissa e l'altro facendo perno sul flusso, sul perno, facendo perno sulla parte che rimane fissa, scivolo un po' in avanti, faccio la posizione della dea della montagna, oscillo, se mi ricordo, quindi la faccio più intensa raddrizzando tutto, allento, oscillando un po' in avanti, ritornando indietro la rifaccio intensa, mi regolo io quanto oscillo, può essere poco poco, può essere tanto tanto. Fatto sta che è bello fare questo al ritmo del respiro, e sembra che me la faccia vivere meglio, cioè se sono abituato a farla statica, questa maniera dinamica me la fa vivere sicuramente in maniera più gradevole. Arrivati a questo punto, potrei ancora continuare, ma è meglio, colgo l'occasione quando incomincio a allentare le ginocchia per arrivare, muovendo tutto il resto del corpo, a portare le ginocchia a terra e trovarmi nella posizione a quattro zampe. Meno mi muovo e meglio è. Vediamo se riesco a starci per come stavo, altrimenti poi sposto uno dei due, non sposto ginocchia e mani. Mettiamoci sempre, se sposto le ginocchia divento saldo sulle mani. Se sposto le braccia in avanti divento salto sulle ginocchia. Bene? Cambia. E mi ritrovo così a fare i movimenti del gatto.
che ho fatto anche nella squadra. Sempre con il respiro, sempre con inarcamento e insellamento, sempre con la testa che durante l'insellamento vuole toccare la schiena e durante l'inarcamento vuole guardarsi l'ombelico e il mento toccare la fossetta giugulare, sempre con un'oscillazione in avanti durante l'insellamento e indietro durante l'inarcamento. O comunque come vi viene, sempre con questo respiro modulato. Tante cose. Forse sono troppe stavolta. E c'è questo movimento armonico che poi si andrà a perfezionare sempre di più man mano vada avanti, ma che adesso cambierà aspetto nel momento in cui mi fletto un pochino indietro, trovo l'occasione per portare i gomiti a terra. Perché li fletto, cerco di andare a terra con i gomiti, è come se fossi un po' seduto indietro, dopodiché cerco di rimettermi in piedi, ripoggiare sulle ginocchia e spostare quel tanto gli avambracci che io possa stare perpendicolare. E riprendo. E riprendo. E praticamente mantengo una continuità di movimento, di alternanza avanti e dietro, inarcamento, insellamento, e poi tante cose succederebbero mentre faccio questo, ma sarà per le prossime puntate. Perché ho la possibilità di andare vertebra dopo vertebra, tante cose. Fare dei movimenti minimi ancora più intensi, dei movimenti paradossali, comunque ce n'ho tanti. E poi ancora di più, perché invece di poggiare con gli avambracci cercherò di poggiare a terra con il petto. Quindi un'altra volta è come insedersi indietro per scendere, poggiare il petto, scivolare in avanti con il petto e rifare quello in basso dove vado a muovere solo le cervicali. E quindi con l'upa, via grasana, upa vuol dire no alla radice, ancora non in espresso, e quindi fare ancora questo più in basso. Ma se vedete non è meno intenso, anzi notate quanto in questo piccolo movimento come arriva la colonna, che adesso me ne accorgo forse, eppure posso solo muovere, sollevare la testa e riabbassarla a terra. La testa tocca terra, però posso creare un movimento paradossale di inarcamento della schiena che, dato che è contrastato dal fatto che la testa non si può muovere, sento come entra nei particolari. E così, dato che muovo solo il collo, però guardate che quando è finito il movimento del collo poi scende vertebra dopo vertebra fino all'osso sacro quando la testa sale, la sentite? Lo sentite bene? Poi, da qui, passaggio alla foglia piegata, è semplice perché basta che tiro un po' più indietro le braccia, mi abbandono, sto nella foglia piegata, invece di avere questi movimenti respiro. Esattamente come sta con le braccia avanti, solo che faccio arretrare i gomiti e le mani le metto accanto alle orecchie. E so accanto, un po' più avanti, cioè sto chiuso. Non le metto indietro perché poi queste mani scivoleranno per fare Vajrasana, per questo non conviene metterle indietro, non è che non sarebbe possibile. E qui tutto il movimento è micro all'interno di me, è all'interno del respiro. Lo sento, respiro. E adesso incomincio, abbandonando tutto,
a tirare indietro, indietro e verso l'alto l'ultima vertebra, quindi dal basso fino a tutte le lombari, saranno un movimento che devo sentire verso l'indietro, le braccia, Cristina, sono abbandonate, non si muovono, la testa è abbandonata, le spalle sono abbandonate, e solo la parte dietro che del bacino, che in qualche modo si tira all'indietro, e la schiena bassa si va a sollevare vertebra dopo l'altra. Movimento all'indietro e verso l'alto. Quando siamo arrivati al diaframma, la seconda parte è movimento in avanti e verso l'alto, fino a sollevare con la testa che penzola. Poi anche qui riavrò un movimento indietro del collo e poi in avanti. Sono due movimenti indietro e due in avanti. Vedete, respirate, tranquilli. E siamo arrivati in Vajrasana, dove naturalmente vedrete si produce un bel sospiro. Dove risento bene tutta la colonna avanti e dietro, però sento che tutto si muove dentro di me. E allora a questo punto riscivolano le mani in avanti, riscivolo in avanti sempre di più e poi a un certo punto anche indietro e mi vado ad allungare tutto, braccia in avanti, piedi in avanti, fronte a terra, si va ad allungare da solo. Da solo, prima in un verso, poi in un altro. No, Claudia, no, tu ti stai spostando. Scivola tutta in avanti, più che puoi. Quando prendi appoggio in avanti, poi scivola indietro se serve, ti accorgi che ti ritrovi allungata meglio e piano piano impareremo e mano a mano ci allunghiamo in avanti, dietro e quindi con il respiro mi allungo in avanti, con l'espiro mi allungo indietro, poi però mi arrovescio e mi allungo avanti, indietro, mi allungo. Avanti e indietro. E poi ruoto su un fianco. Adesso mi riaccorcio e vado a appoggiare la fronte sul palmo delle mani, sul polso tra le due mani, con i gomiti che si allargano bene, sia lateralmente che in avanti, mentre i piedi si allargano lateralmente e le gambe si ricaricano. Ciò fatto, mi ricontraggo un'altra volta, allora le braccia le riallungo, i piedi li richiudo, ruoto su uno dei due fianchi, mi metto di lato e poi scivolo flettendo le gambe, flettendo di più quella dietro meno quella davanti per portarmi sulla schiena. Dove mi riappoggio, allungo le gambe in avanti, allungo il collo verso terra, allargo le gambe, i piedi di divarico, ruoto le braccia, sento bene l'appoggio sulla schiena, sento che tutto il corpo ha lavorato, sento sta bene, è caldo, respira.
porto tutta l'attenzione sul mio arto inferiore destro, piede compreso. Dirò per gamba destra, intendo tutto, gamba destra, braccio sinistro, dove dico si va a allentare la tensione, braccio destro, gamba sinistra, schiena, addome, petto, viso, tutta la zona coperta dai capelli, cavo orale, tubo intestinale fino all'uscita, tutte le viscere che stanno sotto il diaframma, il cuore e i polmoni che stanno sopra il diaframma, il cervello che sta nella calotta cranica, braccio destro e gamba sinistra, gamba destra e braccio sinistro, le due braccia e le due gambe insieme, la testa e il suo contenuto tutto insieme, il tronco e il suo contenuto tutto insieme, il tronco e la testa, i quattro arti, il corpo tutto insieme, il corpo tutto insieme, il corpo tutto insieme e lascio andare. Bene, ora effetto una profonda ispirazione, mi stiro, sbadiglio, sospiro, esprimo, alla fine un bel sospiro che ci apre sull'esterno e voilà, un assaggio. Come state? Molto bene. Bella. L'avete fatta tutti male, l'ho insegnata male, è una schifezza. Ma questa a farla bene, guardate, è forte proprio, sì o no? Sì, bella, sì, bella. Bellissima. Eh? Molto rigenerante. Quando voi, ma nello stesso tempo sono 30 posizioni, è dinamica, quindi non bisogna starci fissi. Ci stanno milioni di cose con cui vorrei portarvi a farla bene. Il corpo non lo dovete riaccomodare, scivola da una posizione all'altra senza cambiare posizione sul tappeto. Bisogna arrivare a fare un tai chi in questa maniera. Poi avremo delle parti, perché dopo, volendo, si potrebbero fare ulteriori oltre a questo per entrare molto in profondità. Però il mio scopo è dove andare a tutti i livelli. Vendita al supermercato, quindi nelle palestre, attività profonda da noi, nella nostra classe. Ci sono riuscita a fare un po' di questo? Sì. Eh? Tutto qua. Allora, ragazzi, se siete interessati, poi contattate, ci mettiamo d'accordo, troviamo le date, troviamo la maniera. Ok? Innanzitutto, scusami Roberto, io dico subito che se si fa il sabato, la domenica, forse ho più possibilità, durante i giorni feriali no, sabato e domenica, altrimenti... Però ci sta, non lo so, io non vorrei il dopo cena qualche volta, l'ora di cena... No, neanche, neanche... Tu fai una vitaccia, insomma... Sì, lo so, io... È molto intensa, poi in questo periodo, per vari motivi ancora di più. Amore mio, tu metti... Anch'io li vorrei fare solo i venerdì pomeriggio?
che delle volte dice uno finisce prima. Venerdì pomeriggio. E quello sarebbe il cacio e pepe, perché io praticamente insegno tutti i weekend, non so se lo sapete, ma io adesso ho counseling, poi insegno riflessologia plantare, insegno yoga, vabbè, lo sapete, insegno pranoterapia, e poi che cavolo, naturopatia. Allora, nei pezzi lo faccio, quindi delle mezze giornate le trovo, grazie, trovo anche delle giornate, se ci stanno anche i venerdì pomeriggio, cacio sui maccheroni, perché allora diventa comodo per tutti, ma dobbiamo fare una cosa comoda. Poi uno una cosa la può saltare, si vede il video, un altro non lo... che devo fare? Questa è una... Sì, se ci sono anche i video a disposizione, Ma allora io si però vi può voglio dal vivo. saltare. Anita, io vi voglio dal vivo, ci stanno anche i video. Per chi non può seguire, io vi voglio dal vivo. Vi devo condurre, questa è una cosa, è una scommessa che ho fatto con me, con tutti. Ho cominciato come una pazzia, dico, ci manca anche questo che faccio. Era una scommessa. E già ho avuto un certo successo perché tutti mi hanno detto che stavo facendo una cazzata. E l'ho voluta fare lo stesso. Vi è piaciuta? Vi assicuro che sarà almeno 20 volte meglio quando la riusciremo a fare bene insieme e vi può essere utile, decidetelo. Insomma, io vi ho comunicato quello che tentavo di fare. Baci, vi voglio bene. Ciao, Spero che ci rivediamo qui con queste cose. Ci terrei tanto. Ciao.